È la terza legislatura che lo presento, credo che questa volta potrà finalmente vedere la luce. L'articolo 1 chiede il riconoscimento della patologia dei disturbi alimentari come malattia sociale, perché tale è una malattia che colpisce più di 3 milioni di ragazzi dai 12 ai 25 anni e anche una fascia di età di donne oltre i 40 anni. Nel secondo articolo c'è l'introduzione di una modifica all'articolo 580 del codice penale, il 580 bis, per l'istigazione, riconosce come reato l'istigazione ai disturbi dei comportamenti alimentari. E questo sarebbe un modo per poter dare la possibilità alla polizia postale, che cerca di chiudere tutti i siti e quello che è in questo caso l'azione devastante della rete, avere uno strumento perché quando è riconosciuto reato si può muovere anche senza una denuncia specifica di una persona. Per quello che riguarda gli altri articoli, è la riorganizzazione, per quello che è la formazione assolutamente indispensabile dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta, degli operatori scolastici sanitari, proprio perché dell'informazione delle famiglie, proprio perché si possa cogliere all'inizio quello che possono essere i segnali di questo disturbo alimentare, che se portato avanti nel tempo può diventare veramente devastante. I numeri oggi ci dicono circa 3.000 morti all'anno. Sono morti silenziose e questo è inaccettabile. Un punto importante credo che possa essere segnalato nel mio disegno di legge è anche l'azione che deve essere esercitata da tutti gli istituti di pubblicità e le agenzie di fotomodelle. Basta con gli stereotipi della magrezza, basta far lavorare ragazzi e ragazze inducendoli a comportamenti alimentari sempre più drastici. Devono lavorare ragazzi che presentano un certificato medico che attesti un certo rapporto del peso corporeo, massa grassa, massa magra, il cosiddetto indice di massa corporea. Al di sotto di quello, se li fanno lavorare, sono puniti delle sanzioni che possono arrivare fino a 100.000 euro di multa.